Non c'è fine al peggio, il Charlie Muzan sembra entrato in un vortice da cui spiegaci tu come si può uscire. Beh, sicuramente è un momento difficile, ne siamo molto dispiaciuti. E come se ne esce? Cercando di lavorare ancora più sodo e togliendosi queste scorie negative, perché c'è un'altra partita a cui pensare, e quindi l'unica maniera è quella, ritrovando fiducia in noi stessi e cercando di fare di più. C'è poco altro da aggiungere. C'è paura di retrocedere? Beh, la classifica indubbiamente non è buona, ma non penso che un'altra paura sia utile al momento, quindi bisogna cercare di pensare sempre positivo, ecco. So che non è facile, indubbiamente la responsabilità è tutta nostra, perché chi va in campo sono i giocatori e basta. Adesso bisogna voltare subito pagina e pensare alla prossima trasferta. Michele, quanto stanno incidendo poi i problemi anche di assenze? Perché insomma vanno messi anche quelli nel calderone, immagino, no? Sì, indubbiamente è un momento difficile anche sotto quell'aspetto, perché abbiamo avuto altri due o tre ragazzi che oggi purtroppo non potevano esserci. E io ne sono rientrato da poco e indubbiamente non aiuta, però dopo bisogna sempre scendere in campo e in 11 e cercare di dare il massimo a quelli che siamo. Purtroppo la situazione generale è quella, è capitato anche ad altre squadre, e anzi dovrebbe essere una cosa che ci dovrebbe rafforzare e niente. Senti, oggi fino all'1-0, diciamo fino all'1-1 loro avevate anche giocato discretamente, secondo me. Poi Sì, avevamo avuto anche un paio di occasioni per andare sul 2-0 e niente, poi abbiamo commesso un errore, abbiamo preso il 2-1, ma le partite non finiscono lì, cioè si va sotto, è un momento anche che commettiamo un errore e non riusciamo a rimediare, si va sotto e abbiamo provato comunque a recuperare, ma si sa, si lascia qualche spazio in più e c'è il rischio come è successo oggi, di prendere il 3-1. E un'ultima domanda, Michele, le tue condizioni, oggi sei rientrato, ma in che condizioni sei? Oggi sono rientrato, mi sono allenato solamente questa settimana, oltre al virus, ho tolto il gesso 2 giorni fa, volevo a tutti i costi esserci per dare una mano, sicuramente mi metterò sotto in questi giorni per recuperare la forma che avevo l'ultima partita contro il Trento, perché stavo molto bene, anche la squadra stava molto bene, a me dispiace non esserci stato, perché magari serve anche star vicino alla squadra pur non riuscendo a scendere in campo. E questa cosa mi ha penalizzato, perché stare a casa non è stato bellissimo, ecco. Grazie. Niente, però insomma si cerca di recuperare. Grazie mille. Prego.